Buonasera. Il tempo previsto nei prossimi 10 giorni, all'incirca fino al 28 maggio. Due elementi di rilievo. Insistono le fresche e talvolta piovose correnti atlantiche al centro-nord. Arriva invece la prima vera ondata di caldo africano al sud, marginalmente anche sulle regioni centrali. Allora due fasi. Tra il 20 e il 23 di maggio due deboli perturbazioni atlantiche dirette verso i Balcani lambiscono anche il nord Italia e qua e là anche le regioni centrali. Lento avvicinamento invece dell'anticiclone nordafricano al sud. Isolati rovesci temporali, pomeridiani soprattutto sulle regioni alpine, qua e là anche sul nord Italia e sulla Toscana. Temperature gradevoli, parliamo tra il 20 e il 23, con massime inferiori ovunque a 25 gradi, 25-30 gradi solo tra sabato e domenica su Puglia, Materano, Calabria e isole maggiori per l'avvicinarsi appunto dell'anticiclone nordafricano. Una seconda fase, tra il 24 e il 28 maggio, un'intensa perturbazione atlantica raggiunge il nord Italia con rovesci e temporali diffusi sia il 24 che il 25, isolati rovesci e temporali anche sulle regioni centrali. Poi tra il 26 e il 28 la instabilità lasciata da questa perturbazione darà luogo qua e là nel pomeriggio a qualche rovescio temporale sul nord Italia. Temperature insensibili a rialzo tra il 24 al 28 di maggio appunto per l'avvicinarsi dell'anticiclone nordafricano. Il lunedì 24 avremo massimo intorno a 27-30 gradi al centro-sud con punte di 32 gradi su Puglia, Calabria e isole maggiori, 17-20 gradi invece sul nord Italia, direi temperature fresche. Il 25, martedì 25, massimo intorno a 25-30 gradi al sud con punte di 32-33 su Puglia, Materano, Calabria, isole maggiori, 20 e 24 sul resto dell'Italia. Mercoledì 26 maggio rinfresca al centro-nord, 28-30 gradi ancora invece su Puglia, Materano e isole maggiori. E infine il 28, temperature gradevoli al centro-nord, massimo intorno a 25-30 gradi solo su Puglia, Materano, Calabria e isole maggiori. Termino qui. Un caro saluto ancora da Maria Giuliacci.